Sono ragazzi che vengono da tutto il mondo, qui a Napoli per fare un'esperienza tra di loro di pace, di solidarietà, per crescere insieme, per discutere di come possiamo costruire tutti quanti insieme un mondo migliore. Lavezzi e Navarro sono due campioni olimpici, oltre due grandi calciatori del Napoli, anche due giocatori che hanno scelto di disputare le Olimpiadi perché sono l'esempio di come lo sport è anche un modo, un veicolo naturalmente di incontro tra i popoli, di pace, di libertà, di costruzione di un mondo migliore. I ragazzi dell'accampamento della pace sono ragazzi che vengono da città lontanissime come Salvador de Bahia, come Monterrey, Canelones in Uruguay, Monterrey, Barcellona, e li ricordate voi tutti quanti, vengono dal Cile, quindi, dal Bangladesh, dalla Cina, Brasile, ho detto già, da Sarajevo. E poi naturalmente sono anche i ragazzi napoletani, sono ragazzi di Pinerolo. E per loro è molto importante anche comprendere come lo sport sia bello, sia un momento agonistico, un momento anche in cui c'è chi cerca di vincere, c'è anche purtroppo chi perde. Adesso il Napoli vince molto e noi siamo molto contenti di questo, ma è anche un veicolo per conoscersi, per accogliere e accettare le differenze. E d'altra parte il calcio come oggi è un esempio, in campo vanno calciatori di nazionalità diverse, di lingue diverse, di colori della pelle differenti, che hanno religioni differenti e che quindi stanno insieme indipendentemente dalle differenze. E anzi, queste differenze diventano un elemento di forza, di ricchezza, di conoscenza e non un ostacolo allo stare insieme. Ha detto che lui sa che avete partecipato entrambi alle Olimpiadi a Pechino e voleva sapere cosa ne pensate un po' della città di Pechino, dei cinesi. Nicolas, che ne pensi delle Olimpiadi? È stata un'esperienza fantastica e soprattutto è un'esperienza che si vive una sola volta nella vita, tutto fu organizzato in maniera perfetta. Nicolas dice complimenti, anch'io mi chiamo Nicola, quindi complimenti per l'organizzazione che è stata perfetta ed è un'esperienza bellissima che diciamo si a volte si vive una sola volta nella vita e quindi è fantastica, diversa da tutte le altre esperienze sportive.